stressati. Buongiorno e benvenuti alla partita del campionato nazionale Under 21 di calcio a 5 tra le formazioni dell'Amo Sportivo di Saronno e il San Pagnano di Merate. Le due squadre si affrontano per la prima volta in terra saronnese, infatti mentre l'Amo Sportivo ha già partecipato al campionato Under 21 anche lo scorso anno, la stessa cosa si può dire per il San Pagnano, ma erano inserite in due gironi differenti, per cui quest'anno le due squadre appunto si affrontano, come dicevo, a Saronno per la prima volta dopo la partita giocata all'andata dove la squadra di casa del San Pagnano aveva prevalso. Andiamo subito a vedere come si piazzeranno le due squadre sul terreno di gioco, con quali elementi, vediamo tanto che appunto le formazioni stanno provvedendo al solito scambio di saluti iniziali prima della partita, pratica di fair play assolutamente importante per quanto riguarda questo sport, perché comunque consente sempre di mantenere un atteggiamento seppur di alto agonismo necessario per poter comunque affrontare le partite e cercare di vincere, comunque sempre comunque nel rispetto dello sport e quindi della realtà dell'avversario. Allora andiamo a vedere, dicevamo, come si piazzano le squadre in campo. Amo Sportivo con Principe in porta, centrale ultimo Melosi, laterale di destra è Andrea Brenna, laterale di sinistra Marco Riva e la boa o pivot Borghi praticamente. Mentre per quanto riguarda la squadra del San Pagnano abbiamo in campo il portiere praticamente Codara Giorgio, il numero 9 che è Di Gregorio Iuri, il numero 7 Piazzo Davide, il numero 8 Mauri Luca e infine il capitano, il numero 6 Morandi Andrea. La partita ha avuto inizio da qualche istante, da pochi secondi, c'è subito un primo stop decretato dall'arbitro per un infortunio capitato al numero 8 Luca Mauri del San Pagnano di Merate. Scontro di gioco con Marco Riva che vedete immediatamente si è portato a sincerarsi alle condizioni del proprio avversario, portando le sue scuse per un contrasto che ha prodotto evidentemente un colpo al giocatore del San Pagnano. Speriamo non sia nulla di grave, che Mauri possa rientrare rapidamente sul terreno del gioco e continuare a giocare. Intanto aperta ripresa e c'è il possesso palla a favore della squadra ospite. C'è subito comunque una ripartenza da parte della squadra di casa che sta manovrando con Riva. Da Riva a Brenna. Brenna avanza, si crea lo spazio per andare al tiro, parte il tiro di Brenna, una buona percussione, la palla va oltre la traversa. Si riparte quindi dal portiere della squadra del San Pagnano, Codara, che rimetterà il pallone in gioco. Palla rimessa subito ed ora giocata verso Di Gregorio. Da Di Gregorio al capitano della squadra avversaria che è Morandi. Avanza Di Gregorio, mette la palla subito in posizione di tiro, c'è una buona prima opportunità per il San Pagnano, non concretizzata per un tiro di Sala terminato a fondo campo. Ecco ora praticamente l'allenatore della squadra avversaria che ha chiamato praticamente Di Gregorio per potergli dare immediatamente qualche consiglio sull'impostazione del gioco. Intanto riparte la formazione ospite che si è posizionata con un 3-1 elastico, dove vedete che fondamentalmente il giocatore Di Gregorio viene lasciato un po' in condizione di spostarsi e di fatto suggerire un'impostazione di partenza che può essere un 3-1 con un 2-2 come abbiamo potuto vedere già dalle prime fasi di gioco, e questo chiaramente sta in qualche maniera facendo notare come c'è una duttilità da parte della squadra ospite a modificare la propria impostazione di gioco. Intanto c'è stato un tiro da lontano un po' troppo senza pretese da parte di Melosi che si è andato a spegnere nettamente al lato. Riparte il gioco, avanza ora la squadra ospite. C'è immediatamente un contrasto che produce un fallo laterale a favore del giocatore
della squadra Orte. Ecco De Gregorio. De Gregorio che scarica la palla verso Piazzo, ma non c'è intesa, la palla termina sul fondo. Riparte l'Amo Sportiva con Brenna, Riva, ecco Brenna in posizione centrale, che a questo punto scarica su Morosi, laterale di sinistra in questo momento. Palla giocata a Riva verso Borghi, anticipato da Di Gregorio, che cerca di liberarsi. C'è l'uscita del portiere della squadra dell'Amor, Principe, che mette il pallone praticamente in fallo laterale. Da questo fallo laterale è scaturito un tiro per la squadra ospite, che si è perso però abbondantemente sopra la traversa. Ripartenza dalla posizione centrale del centrale o ultimo della Sportiva Melosi, che scarica su Brenna, cerca Brenna di liberarsi, viene raddoppiato ma in maniera irregolare, l'arbitro concede un calcio di punizione a favore della squadra di casa. Calcio di punizione che si porta a battere Melosi. Ecco il posizionamento in questo momento a classico 2-2 da parte dell'Amo Sportiva, posizione di partenza per quanto concerne lo sfruttamento della punizione, che andrà a calciare appunto Melosi. L'arbitro sistema la barriera formata da un uomo solo in questa circostanza e sta per fischiare praticamente la punizione. Parte Melosi, ecco il tiro di Melosi, è una sotterra che però va a sbattere contro la barriera, recupera Riva, cerca di liberarsi, va al tiro Riva, è un rimpallato e c'è ora una ripartenza pericolosissima da parte della squadra avversaria e il capitano Morandi viene contratto da Melosi, palla in laterale. Riparte Di Gregorio. Di Gregorio che sicuramente è quello che sta dando l'impostazione ai propri compagni, anche suggerendo praticamente la posizione proprio di partenza, come dicevamo prima. Ecco ora c'è un po' di confusione sulla fase difensiva dell'Amo Sportiva, ci sarà una rimessa laterale battuta da Morandi. Da Morandi a Di Gregorio, ecco Di Gregorio che cerca di andarsene, scarica la palla al compagno, recuperata ancora da Morandi, ora viene giocata dai giocatori dell'Amo, che però non riescono a organizzare una ripartenza corretta, tant'è che la palla si spegne immediatamente a lato. Riparte quindi Sainz Fagnano con Di Gregorio e ora l'impostazione da parte di Sala, che riparte ancora verso Di Gregorio, cerca la profondità, fermato da Riva, pallone però rimpalla e finisce sui piedi di Sala e ci sarà comunque ora poi un ulteriore rimpallo che ha messo in condizione della Sportiva di ripartire dal fondo campo. Palla ora sui piedi di Brenna, da Brenna a Melosi, da Melosi arriva, dialogano la dialoga 3-1 dell'Amo Sportiva con Brenna su Riva, che perde però il pallone, attenzione a Di Gregorio, palla scaricata su Morandi e c'è un buon ritorno di Riva che impatta la palla evitando praticamente il tappino di Di Gregorio, che sarebbe stato pericolosissimo perché era praticamente a porta vuota. Fallo laterale ora per la squadra ospite, avanza ora con Piazzo che scarica con Di Gregorio, ancora su Piazzo, palla giocata in profondità a cercare un secondo palo dove sarà, non c'è, e quindi palla sul fondo. Riparte l'Amo Sportiva, ecco Melosi, da Melosi palla su Borghi che si posiziona e suggerisce l'arrivo di Melosi, c'è un contrasto falloso da parte dei giocatori avversari, non rilevato dall'arbitro. È una pericolosa ripartenza dove Di Gregorio viene fermato dal rientro di Brenna, che riesce a intervenire e a mandare la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Sala per la formazione ospite, che fino a questo momento si è resa più intraprendente. Attenzione, ora c'è un grandissimo tiro di Di Gregorio e un'altrettanto grande risposta da parte del portiere Principe, che manda la palla nuovamente in calcio d'angolo. Ora sul calcio d'angolo Principe conquista la palla, riesce a scaricarla ma viene riconquistata comunque dalla formazione ospite, che avanza nuovamente con Di Gregorio. Ecco Di Gregorio, palla su Sala, da Sala a Piazzo, da Piazzo ancora a Sala. In questo momento la formazione ospite sta giocando, si è posizionata con un 2-2, palla però che si spende, va in fallo laterale
per una mancata un passaggio fallito da parte dei giocatori ospiti. Avanza ora Riva in posizione di centrale, la Riva Melosi si libera del suo avversario e cerca di scaricare la palla su Brenna, avanza Brenna, cerca di liberarsi e lo fa, anche se però in maniera non perfetta, va al tiro e il tiro è alto sopra la traversa. Ripartenza dell'anno sportivo stavolta buona, con purtroppo una conclusione non eccezionale, però sicuramente buonissimo il movimento di Brenna che si è liberato. E ora Sainz Spagnano va in rete, un tiro di De Gregorio destinato a finire in fondo al campo, viene deviato in maniera praticamente determinante da parte di Brenna e finisce nella porta della difesa da Principe. 1-0 quindi per la squadra ospite. Tutto sommato il risultato può essere considerato fino a questo momento abbastanza meritato, perché la squadra ospite è stata più intraprendente rispetto alla formazione dell'anno sportivo. Però il gol nasce proprio da una, diciamo proprio da una fatalità, perché il tiro era veramente destinato a terminare fondo campo. Riparte il Sainz Spagnano, in questo momento è Di Gregorio che sta impostando con Piazzo, da Piazzo palla giocata su Sala, esce e manda in calcio, sembrava che l'arbitro avesse assegnato un calcio d'angolo, in realtà c'è la ripartenza da fondo campo da parte della nostra sportiva. Avanza Melosi, ecco Melosi che scarica su Riva, può avanzare Riva, forse è la prima volta che Riva c'è lo spazio, va a tiro Riva, rimpallato, avanza ora Suzzi, attenzione a Suzzi, c'è un ora la, nel frattempo appunto è entrato nel però è entrato Suzzi a sostituire Borghi, il giocatore Suzzi si è posizionato in campo come pivot e ora recupera palla, attenzione a Suzzi, avanza, ecco Suzzi che scarica su Brenna, peccato perché l'intenzione era buona, la palla però è stata passata forse troppo in maniera avanzata per quella che era la posizione da parte di Brenna e si è spenta sul fondo. Riparte il Sainz Spagnano con Di Gregorio, Di Gregorio a Piazza, Di Gregorio su Piazza, in questo momento il Sainz dopo un inizio diciamo di 3-1, 2-2 alternato, ora sembra essere passato con decisione al 2-2. Nel frattempo la palla praticamente è terminata a fondo campo e il portiere Codara del Sainz Spagnano l'ha fatto ripartire l'azione. Avanza ora il Sainz Spagnano, immediatamente Sala scarica su Piazzo, Piazzo attende al posizionamento dei compagni, si scambiano la palla Piazzo e Sala finché Piazzo decide di cercare la percussione su Morandi. Morandi ha un buon tentativo di dribbling dove viene affrontato in maniera irregolare dalla difesa saronnese, ci sarà un calcio di posizione, ma nel frattempo l'arbitro ha fermato il gioco perché il Sainz Spagnano ha chiesto praticamente il time out. Il time out può essere richiesto, come sapete, una volta nell'arco di un tempo da ogni singola squadra e pertanto il Sainz Spagnano ha già utilizzato quindi questa opportunità con questo time out che si sta svolgendo in questo momento. Un momento importante perché gli allenatori provvedono a cercare di rincompattare fondamentalmente alcuni errori che vedono durante lo svolgimento della partita e a dare ovviamente le istruzioni più significative e costruttive per quanto riguarda le opportunità di modificare l'atteggiamento in campo e quindi di poter essere decisamente più incisivi. Vediamo appunto le due squadre ancora alle panchine, l'Arma Sportiva è la prima ad abbandonare la propria panchina e a riposizionarsi sul terreno di gioco nell'attesa che appunto si esaurisca il time out e la partita possa riprendersi. Il punteggio è di 1-0 fuori del Sainz Spagnano, ripetiamo, per un autorete, anche se il gol viene assegnato giustamente al giocatore Gregorio. Ricordiamo ancora la deviazione veramente determinante su un metro dalla porta da un tiro che era destinato a finire fuori. Calcio di punizione quindi a favore del Sainz Spagnano che sta per battere Sala.
posizionata la barriera della squadra di casa, prendere in corsa Sala, parte il tiro respinto, ancora Sala riprova e il suo tiro viene impallato in, e termina in fallo laterale. Rimessa laterale che sta presso l'altare Gregorio. Nel frattempo è entrato in campo Zacco per la squadra del San Pagnano. Ecco ora Sala avanza, anzi Piazza scusate, che ha giocato palla su Di Gregorio, da Di Gregorio ancora per Piazzo, avanza Piazzo con palla in profondità su Di Gregorio, però troppo lunga, si riprende a fondo. Melosi che chiama la 3-1 praticamente, si posiziona, mentre intanto stiamo vedendo che la palla è finita sui piedi di Buongiorni, che ha preso il posto di Riva in questo momento per la squadra salonese. Ci sarà un calcio di punizione proprio per una percussione di Buongiorni che è stato contatto erroneamente. Calcio di punizione in posizione centrale sulla tre quarti difensiva che sta per essere battuto da Melosi. Ecco l'arbitro che sistema la distanza dell'uomo posizionato in barriera, prende in corsa Melosi che parte, palla giocata su Brenna e la squadra avversaria però riesce a intervenire e a ripartire, anche se la pressione della squadra di Saronno comincia ad essere decisamente più sostenuta e quindi il possesso. Attenzione, c'è una ripartenza pericolosissima, 2 contro 1 di Gregorio sul giocatore Zacco, che calcia però la palla sopra la traversa non sfruttando una pericolosissima opportunità derivante da un errore in fase di ripartenza della squadra salonnese. Ora è anche la squadra di Melate che ha iniziato a giocare con un pressing molto più sostenuto, per cui la partita comincia ad essere decisamente più agonistica nei toni, lo vediamo, e infatti il ritmo pare sia salito proprio perché c'è una aggressività maggiore da parte di entrambe le squadre. Rimessa laterale per la squadra ospite, sarà Zacco a giocare su Di Gregorio, l'asse di partenza del 2-2 della squadra del San Pagnano. Ecco Di Gregorio ancora su Piazzo ancora su Di Gregorio, cercano ovviamente di far muovere gli avversari e poter creare gli spazi. Gli avversari in questo momento stanno difendendo abbastanza concentrati e quindi creando pochi spazi per le opportunità della squadra avversaria. Contratti ora e rimessa laterale per la squadra ospite. Nel frattempo la palla si è persa sugli spalti, si sta aspettando che Parone rientri sul terreno di gioco e si possa ripartire. Così è in questo momento, Parone recuperato e quindi pronti per ripartire dal fondo campo. Ecco ancora Di Gregorio, più o meno dalla stessa posizione, segnato, attenzione, pericolo per la squadra di Saronno, e questa volta c'è la percussione di Melosi che però ha calciato sopra la traversa, grossa occasione per la squadra saronnese che purtroppo non è stata sfruttata da Melosi, che ha recuperato la palla molto bene ma poi ha concluso purtroppo sopra la traversa. Attenzione ora perché c'è un'azione, come dicevamo, si è veramente aggressiva la partita è diventata e si stanno creando opportunità di pericolo proprio derivanti dal fatto che il pressing sui portatori di palla, soprattutto nella zona da tre quarti avversaria, stanno creando opportunità di partenza. Ora è Suzzi infatti che ha conquistato palla, ma tiro a rete, grandissimo gol di Suzzi che ha recuperato palla benissimo e è andato al tiro con un tapin praticamente di punta, possiamo definire un tapin perché Suzzi si è spostato la palla, ha calciato di primissima intenzione senza neanche messaggio due volte con la punta del piede, palla che si è insaccata e ha portato la sua squadra in parità 1-1. Dobbiamo dire che in questo momento il risultato probabilmente è ritornato ad essere come era stato l'1-0, vantaggio probabilmente giusto per la squadra del San Spagnolo perché all'inizio era stato a suo favore. Nell'ultima fase l'amo sportivo aveva prodotto sicuramente delle opportunità con delle ottime ripartenze e quindi ha giustificato il pareggio che ora in questo momento sembra il risultato equo. 1-1 quindi sul terreno di gioco, praticamente alla metà esatta del primo tempo, e c'è il San Pagnano che sta cercando di
impostare, di ripartire. Ancora Suzzi, buonissima interpretazione in questo momento del giocatore saronnese che ha già riconquistato la ritrovata palla, purtroppo non è riuscito a mantenerla sul terreno del gioco e si riparte una rimessa da fondo campo. Comunque dobbiamo dire che da quando è entrato sul terreno del gioco Suzzi sta interpretando la partita in maniera ottima, perché sta veramente giocando con un pressing. Ed ora c'è l'ennesimo tiro di Di Gregorio che va ad insaccarsi, 2-1 per ancora Di Gregorio, trova il gol, ancora continua fuori, questa volta dobbiamo dire che è stato molto bravo lui, ma sicuramente la difesa dell'anno sportivo non è stata impeccabile, perché è stato fatto tirare in assoluta libertà e quindi questo ha creato ovviamente opportunità di gol. Sta impagliando di nuovo in vantaggio, quindi 2-1. Tutto da rifare praticamente per l'anno sportiva e tutto nella migliore delle situazioni per quanto riguarda la squadra di casa. Ancora ennesima percussione di Di Gregorio, ennesimo tiro da fuori e palla nuovamente in rete. 3-1, rete ancora una volta, purtroppo scopertissima la difesa saronnese in partenza, perché questa cosa praticamente ha creato il presupposto per due reti che potevano veramente, francamente, essere evitate. Ora c'è subito l'intervento da parte del mister, appunto, della squadra saronnese nel cercare di compattare in partenza, perché oggettivamente si può dire che al di là della bravura del giocatore del San Spagnano nella precisione del tiro, però la difesa non è stata impeccabile sicuramente. Time out quindi in questo momento per la formazione di Saronno, che appunto cercherà di ricompletare questa cosa, anche perché eravamo in una fase in cui i giocatori saronnesi appunto erano stati bravi nell'aggressività del pressing di partenza, invece in questo momento nelle ultime due circostanze, veramente nel giro di un minuto, si sono fatti davvero infilare in maniera veramente elementare e questo ha chiaramente messo nuovamente la partita in situazioni di ripresa difficile. Due reti che potevano, ribadisco, a mio avviso, essere sicuramente evitate. Comunque si comincia dalla situazione 3-1 e da Suzzi che sta entrando la palla. Nel frattempo per l'anno sportiva è entrato in campo anche Masella, il centrale difensivo, ed è proprio Masella che va a chiudere per una ripartenza dei giocatori avversari. Giocatori avversari che ricominciano da Di Gregorio, che si è dimostrato sicuramente di essere il migliore dei suoi, che cerca di ripartire ancora. Questa volta la difesa dell'Amo Sportiva è stata decisamente più attenta, più aggressiva proprio su Di Gregorio, quindi non ha messo in condizione di non potersi andare via. Infatti vedete che la palla viene riconquistata immediatamente e si riparte da una rimessa laterale. Masella purtroppo se l'ha allungata troppo la palla per il proprio compagno, facendola transitare a fondo campo. Avanza la squadra del San Spagnano, è Di Gregorio che la scambia in profondità, c'è l'arbitro, ha visto un fallo sul giocatore, subito al giocatore Zacco. C'è un calcio di punizione molto pericoloso per la squadra ospite che andrà a calciare Morandi. Posizione centrale sì, ma molto ravvicinata perché è oltre il dischetto del tiro libero, come potete vedere, quindi una opportunità sicuramente importante per la squadra ospite. Ecco Morandi che prende la rincorsa, parte il tiro di Morandi, la barriera intercetta e manda il pallone in fa laterale. Rimessa laterale battuta da Di Gregorio, ancora per Morandi. Da Morandi c'è la profondità contratta dalla difesa dell'Amo. Ecco ora il pallone giocato in avanti dal portiere principe verso Scottillo, anche lui nuovo entrato. Palla ora su Masella che va al tiro, il tiro però si spegne sopra la traversa. Ripartenza da parte da fondo campo da parte dei giocatori ospiti, con ancora Di Gregorio su Morandi. Questa volta la 2-2 della squadra di Merate con capitano e Di Gregorio. Avanza Suzzi,
Suzzi contratto in maniera regolare, l'arbitro molto bravo, dobbiamo dire, fino a questo momento direttore di gara, fischia un calcio punizione per un intervento alla gamba tesa del giocatore della squadra ospite. Calcio punizione ovviamente di seconda, ecco che Suzzi e Masella decidono su come muoversi. Masella aveva e c'è stato un'incompressione, in questo caso forse l'arbitro non è stato perfettissimo, dobbiamo dire, perché si è fermato a parlare con l'allenatore avversario e non ha fatto intendere se la posizione poteva essere battuta oppure no, se c'era stata una richiesta di barriera o meno, non mi sembrava, per cui l'impressione avuta era che la posizione fosse regolare e che il gol quindi dovesse essere convalidato, però niente di fatto, si ricomincia dal 3-1 con Pagnano che è in posizione d'attacco, c'è una palla giocata da Morandi c'è un pallone su Zacco, avanza Zacco, contratto molto bene questa volta da Suzzi, palla laterale ancora per la squadra ospite, ecco Di Gregorio, attenzione a Di Gregorio per Morandi, da Morandi per il nuovo entrato questa volta Dominoni, che è il nuovo entrato della squadra ospite, ecco Morandi, questa volta è Morandi che va a tiro e la palla si spegne sotto la traversa. Recupera il pallone Principe, siamo arrivati nel frattempo a 7 minuti dalla fine, Principe la lancia verso Bongiorni, da Bongiorni a Suzzi, Suzzi si libera della palla, la scarica su Scottillo, da Scottillo c'è un tentativo di triangolo con Suzzi, contratto dalla difesa della squadra ospite, palla ora su Suzzi, palla verso il centro, c'è una situazione di pericolo, molto bene si è chiusa la ripartenza del Pagnano, la Masella che manda la palla in falla laterale. Falla laterale a favore della squadra di Merate. Nel frattempo altro cambio per Saron, è entrato Riva al posto di Suzzi che probabilmente si è infortunato ad una mano, chiedendo le cure del medico. Calcio d'angolo nel frattempo. Calcio d'angolo molto bella questa manovra orchestrata della squadra di Pagnano, il tiro però di Morandi è sopra la traversa abbondantemente. Ripartenza della squadra di Saron, ecco Riva, contratto da Di Gregorio, avanza ora con posizionandosi praticamente in situazione di gioco orchestrato la squadra avversaria, ecco Morandi, da Morandi a Di Gregorio, contratto da Riva in fa laterale, ora la formazione ospite sta cercando di sostanzialmente rallentare il gioco e sfruttare le ripartenze o comunque gli inserimenti dei due giocatori avanzati che ovviamente propongono sia in diagonale che in orizzontale verso i propri compagni per suggerire il passaggio dei due giocatori che partono dalla situazione di partenza del gioco. Avanza ora il Pagnano, nel frattempo la partita ha avuto un attimo di calma, dobbiamo dire, perché il gioco è rallentato decisamente, questo sicuramente voluto dalla squadra ospite, che la squadra Salonese non è riuscita fino a questo momento a cambiare il ritmo della partita e l'ha fatto in una fase centrale del gioco dove è andata a meritarsi il pareggio, come dicevamo, ma poi è ritornata in una situazione di attesa più che altro favorendo per certi aspetti. Ora c'è un fallo nettamente, è un fallo nettissimo, l'arbitro d'altro era veramente a mezzo metro dalla posizione del fallo e non l'ha fischiato, niente di fatto, rimessa laterale, fuori la squadra avversaria. Avanza Sala che scarica su Di Gregorio, rigore su Sala, da Sala a... ecco anche questo era un fallo, infatti questa volta l'arbitro interrompe il gioco, il fallo subito da Di Gregorio a Sala, palla in posizione battuta, va in avanti Riva che allontana il pallone, Saronno un po' diciamo contratto, forse psicologicamente i due gol subiti hanno veramente lasciato il segno, comunque vediamo se i ragazzi di casa riusciranno comunque a riprendersi,
servirebbe probabilmente una rete per davvero ridare tono alla formazione di casa Bellinzona, perché ora c'è un ennesimo errore che non viene sfruttato grazie di Pagnano, per Pagnano. Attenzione ora alla rimessa laterale di Scottillo. Da Scottillo la palla verrà giocata su Bolivia, arriva, prende la linea, ci sarà un tiro di Riva che sembrava esserci stata un'eviazione, non è di questo avviso l'arbitro, non l'abbiamo visto, per cui non possiamo assolutamente esprimere un giudizio, siamo d'accordo con l'arbitro decisamente, per cui rimessa battuta, palla sul giocatore Piazzo la scambia con Di Gregorio, l'appoggio ormai sistematico dall'inizio della partita, non è stato sostituito neanche un secondo, questo dimostra quanto sia sostanzialmente determinante per questa formazione. Ecco praticamente ora il movimento è ora intercettato da Melosi, ecco Riva che purtroppo si fa contrarre dal rientro del difesa avversaria, avanza ora nuovamente il solito Di Gregorio con Piazza. La Piazza ancora una volta la palla in profondità verso il numero 5, sa, messo in fallo laterale il pallone da Bongiorni. Quindi ripartiamo con la solita 2-2, pallone giocato ormai quasi a ripetizione dai giocatori del San Spagnano. E ora c'è una buona ripartenza, attenzione perché c'è una buona ripartenza, peccato perché Scottillo è arrivato un attimo probabilmente in ritardo sul pallone. C'è un tentativo di profondità che produce una rimessa laterale in posizione molto avanzata per la squadra ospite, sai Spagnano, quindi la rimessa, pallone giocato ora dalla squadra del San Spagnano, attenzione perché si era creata una buona opportunità su una ripartenza sanonese, contratta e attenzione al fallo di Melosi su Piazzo, giusto decisione arbitrale, fallo evidente, per cui può ripartire la squadra ospite. Da un pallone giocato su una ricerca di secondo palo è scaturito un calcio d'angolo che produce azione, ecco il solito Di Gregorio che imposta con Piazzo, cerca di liberarsi del suo avversario per poter poi andare al tiro, questa volta non va al tiro ma crea una grandissima occasione dando palla al compagno Zacco che stava per concludere la rete, ma è stato bravo in questo caso Riva praticamente a due passi dalla porta a salvare. Ecco attenzione perché c'è Bongiorni che sta andando, Bongiorni Melosi che va a concludere, la palla si chiude praticamente a un metro dalla porta, buona opportunità della squadra sardinese questa volta in ripartenza, è stata una ripartenza finalmente congeniale, ma purtroppo la conclusione seppure ben calciata è terminata al fondo campo. Avanza ora nuovamente l'asse Piazzo di Gregorio, scambio prolungato, ormai abbiamo visto che c'è questo tentativo, questa volta contratto da una buona uscita di Principe che ha intuito l'intenzione del giocatore di Gregorio ed è andato a chiudere immediatamente sul giocatore avversario che si era liberato bene. Ecco Piazzo ancora in possesso a Bazzo, da Piazzo palla in avanti, stiamo notando però quanto sia difficile la manovra del Pagnano quando in campo, quando perlomeno nella situazione di 2-2 o di 3-1, quindi con situazione in posizione centrale, non c'è in campo il giocatore di Gregorio. Sono più facilmente contrabili e quindi sta credendo maggiormente in questo momento, oltremodo che appunto il giocatore Gregorio è stato sostituito, anche se ormai manca solo un minuto e 22 secondi alla fine del tempo. Ecco Piazza, questa volta c'è Morandi che cerca di impostare, attenzione perché avete visto l'aggressività della formazione sanonese, porta a riconquistare la palla, Riva,
da Riva a Brenna, da Brenna a Melosi, da Melosi si va del suo avversario. Ci sarà rimessa laterale, in realtà forse era più calcio punizione perché pareva la palla fosse stata giocata fuori dai Salonnesi. Comunque rimessa laterale a favore dei Salonnesi, ecco Melosi che si libera, va al tiro, c'è un tiro ancora di Riva che si spegne sopra Torresa. Avanza ora ancora Morandi, ecco Morandi che gioca su Piazza, da Piazza a Morandi nuovamente, da Morandi a Piazza c'è lo scambio dei giocatori, continuo, pressoché continuo, e ora c'è il consesso nonno in posizione attesa, c'è un tentativo di aggressività però non buono, ecco c'era quasi l'opportunità buona per Sanonno di recuperare palla, ma è stato bravissimo Morandi a non perderla e quindi a consentire ai suoi compagni di ripartire. Principe ha recuperato palla nel frattempo, c'è Riva sulla palla, da Riva a Brenna, da Brenna un tapin cercato verso Melosi, palla però con un fallo laterale, ancora Brenna, da Brenna su Riva, c'è un tentativo di Morandi contratto due volte da Scottillo che mette la palla in fallo laterale. La partita sta per chiudere il primo tempo, ormai penso che si esaurirà proprio con il passaggio tra i due giocatori, e così è infatti vedete che l'arbitro e la sirena mandano tutti negli spogliatoi. Risultato finale del primo tempo, San Pagnano 3, Roma Sportiva 1.